Diamo il benvenuto all'interno di Vox Impresa al dottor Angelo Maugeri, amministratore di Ecogruppo. Buongiorno e benvenuto all'interno di Te lo dico chiaramente. Buongiorno a voi. Allora, ci racconta un po' di cosa si occupa Ecogruppo Italia e a chi si rivolge? Allora, Ecogruppo Italia si occupa di qualcosa che fa bene al pianeta e fa bene anche al nostro corpo, alla nostra alimentazione. Noi ci occupiamo di controllo e certificazione nel campo delle produzioni biologiche. Siamo tra i 13-14 organismi di controllo autorizzati dal Ministero per controllare su tutto il territorio nazionale l'applicazione di un regolamento comunitario che è l'834 del 2007, che c'è quello che dice come coltivare prodotti biologici, come etichettarli e come venderli. Ah, ottimo, quindi una cosa molto interessante e un argomento che è anche molto in voga in questo momento, se vogliamo, sì. Visto che il biologico un po' sembra essere il trend del momento, non solo per una questione di moda, ma proprio perché si riscopre l'importanza della qualità dei beni essenziali soprattutto, quindi sicuramente il controllo che operate è molto importante. E, soprattutto in questo periodo si è parlato tanto di finanziamenti alle imprese, secondo lei è la strategia giusta per fare ripartire l'economia, soprattutto in un periodo così difficile, e magari può dirci qualcosa in più? Ma allora, le intenzioni sicuramente erano buone, quelle di dare questi finanziamenti e tutto. Poi l'applicazione è stata un'altra cosa, perché abbiamo visto che per la cassa integrazione, per quei buoni che dovevano dare ai professionisti, ancora c'è gente che lo aspetta dopo mesi e qualcuno l'ha ricevuto. Per quanto riguarda quei famosi finanziamenti alle aziende, quelle, diciamo, quello dei 25.000 euro, poi quello delle medio aziende, piccole e medie imprese, che è fino a 800.000 euro, lì ci sono dei problemi di erogazione da parte delle banche. Cioè, la modulistica dettata dal Ministero, dal Governo, era molto semplice. Alcune banche hanno aggiunto un'altra modulistica che è in contrasto con quello che era previsto nel decreto del primo ministro. Quindi, sicuramente le intenzioni erano buone, ma in pratica non sta funzionando questo sistema. Allora, io per essere ottimista devo dire che la miglior cosa è quella di rimboccarsi le maniche, cominciare a lavorare seriamente, soffrire un pochettino perché c'è da soffrire e ripartire con le proprie forze. Perché se aspettiamo che le banche, che tutto il sistema, la burocrazia mette in moto l'economia attraverso liquidità, come si dice solitamente, la liquidità ce ne vuole, e quindi è meglio muoversi e non aspettare nessuno. Se poi arrivano, ben vengano. Vabbè, quello sicuramente. Quindi, insomma, rimboccarsi le maniche, chi fa da sé fa per tre, senza aspettare chissà quale aiuto, che se poi dovesse arrivare, insomma, uno poi se lo prende. Però, esatto. Ecco, non fare pieno affidamento solo su quello, ma far anzitutto affidamento sulle proprie forze, in pratica. Esatto. Io mi sarei aspettato avrei preferito un sistema diverso, cioè quello, anziché congelare per due mesi il pagamento delle tasse, perché poi si va a accumulare a settembre, quando sarà, si accumulerà con quello che c'è da pagare, quindi magari poi si verrà fatto con un diverse rate, ma se si appesantisce l'azienda che esce da una crisi, cioè da due o tre mesi di fermo, di non lavoro, e quindi si appesantisce. Sarebbe stato più utile fare una sorta di dire o saltare i due mesi di fermo, non far pagare le tasse, diciamo azzeriamo tutto per questi due mesi, si riparte dal prossimo mese, quindi quella liquidità che uno doveva immettere nelle tasse se la teneva e ripartiva. Oppure quello di dire da qui a dicembre facciamo che mettiamo un pagamento delle tasse al 30%, perché tanto lo Stato deve intervenire, siamo al 30%, quindi così davano la possibilità alle aziende, alle imprese, di rimettere in moto tutto, di avere quella poca, diciamo, disponibilità economica direttamente, senza passare dalla burocrazia, dalle banche, perché ricordiamoci che le banche, nonostante siano garantite dallo Stato, che poi lo Stato, tra virgolette, se mi consente, siamo noi stessi che ci stiamo garantendo, perché Cassa Depositi e Prestiti sono i soldi miei, suoi, quelli dei correntisti, dei libretti al portatore, sono i nostri fondi che sono messi là, e quindi ci stiamo garantendo noi stessi. Ma per garantirci però paghiamo un tasso che va dallo 0,25 all'1% in base al periodo, e quindi non è che ci stanno regalando qualcosa, sono i nostri stessi soldi. Sarebbe stato secondo me più utile quello di abbassare le tasse per un periodo di tempo, pagarle tutti quanti, far sì che si pagassero queste tasse, ma evitare di far fare un giro vizioso ai soldi, che quello è il giro vizioso.
alla fine poi è sempre quello, da un lato, esatto, dall'altro, esatto. Poi gira e rigira, esatto. È così, è un circolo vizioso. Comunque ha sicuramente espresso chiaramente il suo punto di vista. Beh, sicuramente da parte mia non mi rimane altro che augurare l'in bocca al lupo non solo a tutti gli imprenditori che in questo momento versano in situazioni difficili in questo momento, ma in particolar modo ovviamente a lei, al settore che anche personalmente è un settore che mi è particolarmente a cuore, quello del biologico, quindi spero davvero che si possa ripartire, che si possa rifarlo alla grande e, come lei stesso ha sottolineato, ripartendo anzitutto dalle proprie forze, che è esatto. Sicuramente un valore aggiunto. Grazie mille per la sua testimonianza. Una cosa volevo aggiungere, solo una cosa. Ecco, l'agricoltura biologica, quando parliamo, sentiamo parlare di sostenibilità, è l'unica agricoltura sostenibile, cioè quella che può creare un quid in più per le aziende, per il benessere del pianeta e quindi per quello che mangiamo. Quindi, partendo dalla tavola, noi possiamo cambiare leggermente, ma possiamo cambiare il mondo. È vero, sono perfettamente d'accordo. Grazie mille al dottor Angelo Maugeri, amministratore di Ecogruppo. Buon lavoro. Grazie anche a voi.